Prima giornata di promozione Romagna Girone F, a Cesenatico si affrontano Granata e Pietracuta. Padroni di casa alla ricerca di punti salvezza per tirarsi fuori da una situazione delicata di classifica che non lascia tranquilli. I Pietracuta invece, con una gara in meno alle spalle, insegue la capolista Torconca. Per i rossoblù sono assenti stavolta Faetti, Tomassini e De Varisti, per i Granata Brosini e Braccini su tutti. Terna arbitrale tutta la Vennate, composta dal direttore Stefano Zampini, coadiuvato da Matteo Mazzotti e Simona Cavallari. Non una giornata felice per la Terna, che sarà protagonista di tre espulsioni, due provenienti dalla panchina, ma anche la gestione del match lascia alquanto a desiderare da una parte e dall'altra. Le due formazioni danno vita alla battaglia in campo. Si parte con un calcio piazzato di Buoni, deviato sotto misura con la Sanni che non corre pericoli. Dall'altra parte, Pietracuta getta in mezzo questo pallone battuto da Luati, con Massini che di testa non inquadra il bersaglio, cosa che invece fa Pietrolelli, con la Sanni chiamato al primo intervento del match. Timide proteste del Granate quando Arfigli viene spintonato in area da Celli. Zambini, ben appostato, lascia proseguire. Pietracuta vicinissimo a vantaggio quando da attraversione dalla destra Bucai buca l'appuntamento con la rete. Rossoblù che cercano la via del gol, qui Fabbri viene fermato irregolarmente, l'arbitro applica il vantaggio, ma Luati spara alto. Da calcio piazzato si rende pericoloso anche Fratti, con Giustore che blocca senza patemi. Sotto gli occhi del direttore Zampini, che scherza con il pallone, passiamo al racconto dei secondi 45 minuti. Passano soli 90 secondi dall'avvio e Luati sul versante destro d'attacco inventa il cosiddetto tiro a giro, che manda in estasi la tifoseria rossoblù e i presenti in tribuna centrale. È l'1-0 di Pietracuta che permette alla Fregnani Band di proseguire il proprio sogno a ridosso della capolista. Il replay ci aiuta a gustare meglio la prodezza da parte del numero 11. Attenzione alla replica del Granata, Boni da calcio piazzato, Pennella al centro, decisiva la deviazione in corner di Lessi. Il Pietracuta in ripartenza prova a trovare il gol sicurezza, ma il tiro di Fabbri viene sventato da Giustore. La tensione si avverte in campo e qui la Sanni rischia grosso, favorendo al tiro Brighi che non riesce ad approfittarne. Primo piano per lui. Dopo un rinvio maldestro della difesa rossoblù è la volta di Boni, conclusione da dimenticare. Inizia a questo punto il festival delle espulsioni. Dalla panchina di Pietracuta viene allontanato il secondo portiere Isa. Nel frattempo in campo Fratti prova col piede a calcio piazzato, ma è una comoda presa per Giustore. Seconda espulsione del match. Nel giro di 5 minuti Sacchetti rimedia due cartellini gialli, lasciando i suoi in 10 unità. Il Granata, nonostante un uomo in meno, fa le prove del gol. Mazzuoli sotto misura alza la mira. Poco dopo il Pietracuta si complica la vita da solo. In velocità in piena area di rigore, Ronchi e Massini vengono a contatto con il piede del difensore di Pietracuta che incespica in corsa su quello di Ronchi. Per il direttore di gara trattasi di penalty. Dal dischetto lo stesso Ronchi firma il pari per i padroni di casa e anche in questo caso c'è tutta la tensione dei protagonisti in campo sfogata nell'abbraccio con la tifoseria e tra di loro. Festival del cartellino rosso che prosegue, questa volta viene espulso il secondo portiere del Granata, Venghi. L'ultima occasione in pieno recupero capita sul piede di Fratti che spedisce al lato, ma l'arbitro fischia un fallo contro il Pietracuta, con Fratti reduce di aver colpito pallone gamba dell'avversario con la panchina. Rossoblù che rimane sempre più incredula. Termina qui una gara dove il Pietracuta non riesce a portare a casa i 3 punti, ma uscendo comunque tra gli applausi dei propri supporters. Per il Granata un punto preziosissimo se si considera che è stato raccolto in 10 uomini.